Bettinari, siamo nei pressi del distretto sanitario di Montesilvano. Lei oggi denuncia delle problematiche che riguardano la struttura e anche gli utenti che si recano quotidianamente presso questo distretto della ASL. Sì, intanto siamo tornati qui per l'ennesima volta con la nostra consigliere Paola Ballarini per denunciare criticità enormi. Qui oggi è sabato, ma nei giorni feriali abbiamo una fila di 80-90 persone in attesa sotto al sole per poter accedere al distretto. Un distretto fatiscente, non a norma, con stanze piccole, anguste, dove infermieri, operatori sociosanitari e medici non riescono più a operare, fili volanti, addirittura qualcuno ci ha raccontato che si sentivano passeggiare anche topi sulla controsoffittatura. Un distretto fatiscente che a mio avviso andrebbe chiuso e trasferito tutto nel nuovo distretto, perché qui il dramma qual è? Che in questo distretto paghiamo l'affitto, oltre 10.000 euro al mese di affitto. Poi c'è un nuovo distretto realizzato, inaugurato dal centrodestra un anno fa e non messo in funzione, perché la maggior parte dei servizi rimangono qui. Quindi noi chiediamo di ultimare immediatamente i lavori, perché qui ci hanno fatto una inaugurazione senza aver ultimato i lavori, è vergognoso, e di trasferire tutti i servizi in quel distretto. Poi qui dobbiamo registrare che tante branche specialistiche sono ancora sospese, non sono riattivate, tipo l'odontoiatria. È chiusa, è sospesa, non sono riattivate. Tante altre sono state riattivate parzialmente, perché mentre prima prendevano l'appuntamento uno ogni 20 minuti, adesso uno ogni ora, quindi immaginate come si allungano le liste d'attesa. Quindi faccio un esempio concreto, un cittadino che aveva programmato la visita 9 mesi fa, che se l'è vista sospesa per il coronavirus, viene qui, rischia di essere rimandato indietro perché non stanno riposizionando tutte le visite. Quindi tutto ciò che cosa causa? Che l'utenza inevitabilmente si reca presso il pronto soccorso, ingolfa il pronto soccorso, ingolfa i reparti e i nostri ospedali stanno collassando nuovamente. Questo è tutto il contrario di cosa dovrebbe fare la Regione. La Regione ha detto di voler potenziare la medicina territoriale, perché qui si fa prevenzione, invece stanno lasciando in abbandono la medicina territoriale e tutto poi entra in imbuto in ospedale. Questo è vergognoso, è la visione miope, quella che noi contrastiamo, di un centrodestra che in continuità col centrosinistra non ha fatto nient'altro che abbandonare il territorio, abbandonare la medicina territoriale, abbandonare la sanità.